Nel nuovo polo scolastico Sesto On The Day a Bottega di Vallefoglia riprende dal 7 al 14 maggio la 43esima mostra del libro per ragazzi. Dopo 2 anni di sospensione dovuti alla pandemia, ritorna la tradizionale rassegna dedicata ai libri per ragazzi. L'edizione di quest'anno è intitolata Gianni Rodari, in occasione dei 100 anni dall'anniversario della nascita del maestro della fantasia, che nelle sue storie, favole e poesie ha affrontato diverse tematiche. Per una settimana, 10 giorni, saranno tante le persone che visiteranno. Sono messaggi anche importanti, tipo la pace, la solidarietà, la comunità, tutti i messaggi che Rodari dava alle persone più adulte, ma soprattutto la lettura dei libri, i bambini di questi tempi e una apertura già dal manifesto, da Vedete i colori, questo linguaggio innovativo di felicità, di vivacità, di vita normale, e crescendo ha sempre più un ruolo importante. L'inaugurazione della mostra è prevista per sabato pomeriggio alle ore 16. Il programma di questa iniziativa vede al mattino dei momenti dedicati alle scuole del territorio, mentre al pomeriggio famiglie e bambini potranno partecipare ad ingresso libero ai tanti laboratori prenotandosi a questo numero di telefono. Tutti gli appuntamenti sono visibili sulla pagina Facebook dell'evento. La mostra e quindi anche la location è significativa proprio perché la mostra è principalmente rivolta anche alle nostre scuole, ai bambini, ai ragazzi, alle scuole dell'infanzia, alle primarie, alle medie, e che colgono nella mostra sia gli insegnanti che i ragazzi un'opportunità diversa per approcciarsi alla lettura, al libro, alla fantasia, ed è anche un'occasione importante per le famiglie, per i genitori, per diciamo incentivare o spingere i più piccoli a dedicarsi alla lettura. All'interno del Palafoglia inoltre sarà possibile visitare una mostra, partecipare a diversi progetti fotografici, musicali, laboratori didattici e presentazione di nuovi libri. Per noi insomma è importante la collaborazione con le scuole locali, e siamo onorati di ospitare anche la Scuola del Libro di Urbino e l'Istituto Mengaroni di Pesaro. Ci saranno la mattina insomma le scolaresche che faranno visita alla mostra, e al pomeriggio invece ingresso libero, e ci saranno tanti laboratori, c'è un programma insomma che potete vedere insomma ben dettagliato e intenso, a partire da sabato prossimo il 7 alle ore 16 sarà l'inaugurazione, e invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa di cui siamo orgogliosi.